Sì, è difficile parlare dopo la sanguigna presentazione del nostro collega. Purtroppo adesso se vi tocca ascoltare me, avete da ascoltare una roba che purtroppo per il titolo che mi è stato affidato è dura, difficile, è un aperitivo così prima di un pranzo, speriamo soddisfacente. Brutta grana. Modellazione sui dati virtual binding, approccio alla presentazione integrata. E io mi sono, vedendo a questo invitato a questo convegno, mi sono chiesto qual è il rapporto che esiste tra la bioarchitettura, che è l'anima di questo discorso qui, e la proposta di un approccio che sembra aridissimamente, durissimamente super tecnologico, macchinistico, informatico e quant'altro, a un tema che è il tema invece che è la qualità, il benessere, la redditività, i valori che ci sono nell'architettura e nell'edilizia. Mi sono fatto questa domanda. Naturalmente ho scritto tutta una serie, vedete, di videate che non leggerò perché sennò il vostro pranzo. Quindi vado più veloce e vado magari al cuore della situazione. E non è da ridere. Quello lì siamo noi, eh. Il merlo. L'ha detto anche il mio oratore precedente. Il merlo siamo noi. Perché ci troviamo a vivere in una situazione in cui lo sviluppo diciamo così, del settore delle costruzioni, dell'insieme dell'industria, ma anche della cultura del costruire e progettare è stato particolarmente sottosviluppato nel nostro paese, al di là della quantità, lo è stato culturalmente, lo è stato scientificamente, tecnicamente e soprattutto purtroppo è stato lontano dalla considerazione dei valori sociali e quindi bisogna stare molto attenti a come vivremo, costruiremo, abiteremo d'ora in avanti, anche siamo sempre noi. ICT, Information Communication Technology, Building Information Modeling, Relational Database, Monitoring, Simulation, magari Building Robotics è l'ultima novità, che ha a che fare con noi? Apparentemente niente, oppure forse voi avete misurato, potrete misurare l'enorme distanza che esiste tra le cose che adesso io vi vado a dire. E molte delle indicazioni e degli approcci, delle sperimentazioni che sono fatte stamattina. E chiaramente a me però tocca un altro compito, è quello di andare a vedere dei fenomeni di una certa complessità, ovviamente più che altro sull'edilizia esistente, perché è chiaro per tutti che lo sviluppo dei nostri territori, delle nostre città, della riqualificazione e efficientamento edilizia avviene sull'edilizia esistente, ma anche le professioni di noi architetti, ingegneri, geometri, eccetera. Potrà mai essere in un paese inflazionato di abitazioni e costruzioni sul nuovo? Assolutamente no. È nella valorizzazione estrema del nostro patrimonio culturale, edilizio, monumentale, storico, ambientale, paesistico e anche tecnico-costruttivo, e non ce ne manca. E allora io ho messo queste diapositive per dire, guardate che sembra che questi due mondi tra loro non comunicano per niente, o che siano agli antipodi, per cui uno che parla con quelle parolone inglesi che si dicevano prima, poco a che vedere, poco dovrebbe, o si pensa che abbia poco a che vedere con la visione della sostenibilità, della bioarchitettura, di quant'altro. Naturalmente è assolutamente non così. Quando si parla di bioarchitettura, io vi voglio ricordare che la bioarchitettura è la regola dell'architettura fino al 1700 qualcosa circa, cioè fino alla rivoluzione industriale. Esiste un'architettura prima della rivoluzione industriale che non sia una bioarchitettura? Ma da che parte? Prima di tutto ogni architettura è storicamente vernacolare, perché nasce in un contesto di risorse, di climi, di cultura, di capacità imprenditoriali, di materiali, di risorse disponibili. Pensate al modello splendido delle cascine della vostra campagna, che
no? Della campagna padana, no? È un modello bioarchitettonico perfetto, no? Ok? E quindi in realtà non abbiamo imparato niente, no? Stiamo riscoprendo e rimettendo in valore straordinari tesori di conoscenza, prima di tutto, che abbiamo ereditato dal passato. E non solo sono straordinari tesori di conoscenza, sono veramente di pensiero, di visione del mondo, no? E non a caso ci metto il chiostro dei monaci cistercensi, per esempio, in questo caso, della Certosa di Pavia. Il formaggio certosino è una formula che i monaci hanno regalato all'industria della Pavese e che loro facevano da qualche centinaio di anni, e l'hanno fatto gratis per aiutare il rilancio dello sviluppo produttivo ed economico della zona, in cui, dell'area in cui loro hanno la certosa. La bioarchitettura è stata la regola, di tanti secoli, è una regola che non dovete vedere solo come aspetto tecnologico, formale, ma come aspetto dell'intero processo costruttivo appoggiato da una base di conoscenza. Questa è ancora la Certosa di Pavia, questi sono dei disegni che fanno vedere come anche la ingegnerizzazione del modo di costruire una cattedrale come questa, cominciata dal 1300 e qualcosa con la famiglia Visconti, con Galeazzo Visconti, naturalmente continuata per centinaia d'anni, ma per esempio la razionalizzazione della costruzione dei pilastri, delle strutture portanti della chiesa, la stiamo vedendo, dei suoi costoloni e delle volte, è un miracolo, è un miracolo, forse ho sbagliato, mi ha influenzato la chiesa. Dopo vedrete che ci sono altre cose, per cui non è un caso che parlo così. È un straordinario regalo che ci ha fatto la cultura di questo tempo. Ci sono delle ragioni per cui le cose sono andate così. La rivoluzione industriale ha portato alla rottura del sistema produttivo, ma prima ancora del sistema di pensiero, con gli equilibri di riproduzione ciclica naturali delle energie, degli esseri viventi, degli alimenti, di tutto quello che è connesso al rapporto con l'ambiente. E si è persa una nozione invece di fondamentale valore, no? Io lo riscontro anche nella concezione delle strutture, cioè non solo dell'intero territorio della città, ma in ogni singola struttura lo vado a leggere. Adesso si vede poco magari questo disegno sulla vostra sinistra, che fa vedere come in questo caso, ed è uno dei tantissimi casi normali di concezione architettonica della Certosa di Pavia, l'equilibrio delle forze, dei pesi, delle sollecitazioni è perfettamente inquadrato ab origine dal punto di vista geometrico. Prima, ecco perché devo fare questi giochini con il mouse, guardate questa capriata qua è immensa, ha una luce di copertura grandissima, è una capriata delle corderie dell'arsenale di Venezia, è tutto fatto in legno. Su che cosa gioca questa straordinaria struttura? Come questa, siamo ancora a Pavia, no? Gioca su un rapporto sceltissimo, intelligente, ricercato, frutto di anche grandissime secolari esperienze di equilibri, no? Questo l'abbiamo perso perché a un certo punto con la rivoluzione industriale ci è parso che che la disponibilità delle risorse a cui potevamo fare ricorso nel mondo per la costruzione dell'ambiente, per la produzione dei beni, per la costruzione dell'architettura e delle abitazioni fosse infinito, senza limiti, senza costi sostanzialmente irriproducibili, cioè valori che invece sono minacciati dalla irriproducibilità. Oggi però ci troviamo in una condizione abbastanza diversa. Oggi, anche per gli errori giganteschi fatti, forse l'umanità doveva passare attraverso questa esperienza, questa è cosa da filosofi, anche per gli errori fatti gravissimi durante lo sviluppo della rivoluzione industriale ci troviamo a gestire una complessità enorme. Facciamo qualche esempio.
sono della realtà. Questo qui, per esempio, è l'impianto e lo schema, vedete, in giallo e in azzurro, della mandata e riciclo dell'aria di un edificio straordinario, bellissimo, che è il nuovo centro, il Music Center di Helsinki. Splendido edificio, stupendo edificio, i loro climi sono molto severi, è perfetto dal punto di vista della climatizzazione a quell'impianto lì. È vero che nelle sale magari ci stanno 1500 persone, è vero che sì, ci stanno 1500 persone, stanno in silenzio e si sente anche un solo strumento, un violino, una chitarra, un pianoforte che suona sul palco là in fondo, e gli impianti non devono dare fastidio, però la complessità da gestire è questa qua. Siccome la complessità da gestire è questa qua, si capisce perché oggi è necessario, è un'imposizione parlare di Building Information Modeling, perché la necessità di gestire insiemi di dati estremamente eterogenei e molto complessi lo impone. Non è una scelta, è un'imposizione, e ci dobbiamo fare i conti, anche perché dobbiamo riguadagnare tutte le perdite, non solo di energia, ma proprio di valori costruttivi, di conoscenza, come sempre, che abbiamo ereditato dal distacco della visione bioarchitettonica che appartiene, che è la base della tradizione dell'industria pre-rivoluzione industriale, compreso ovviamente quella dell'industria edilizia, abbiamo già fatto questo. Vi faccio grazia delle specifiche. Building Information Modeling, non abbiate in testa che sia una tecnologia, sono breve, non abbiate in testa che sia una tecnologia. Building Information Modeling è un metodo di conoscenza per affrontare la gestione di sistemi di dati che sono alla base della progettazione e costruzione di un sistema edificio complesso o del risanamento, riqualificazione, restauro di un edificio complesso che ha un sistema di comportamenti, per esempio climatici, a fronte di frequenza o non frequenza, di tanto o di poco, di nessune persone, che sono quanto mai problematici. Allora, Building Information Modeling non sono i software, non sono gli hardware. Questo computerino che ho io qua, che ha 2 anni, gestisce qualsiasi complesso modello che non sia troppo, troppo esageratamente grande, non ha nessun problema, dopo ve lo faccio vedere. Non è quella roba lì, è la capacità di avere in linea i sistemi, dall'origine del progetto, i sistemi di dati che tutti giocano a determinarlo nella forma, nella giacitura, nello spazio, nella esposizione ai punti cardinali per l'irraggiamento, okay? Al fine di guadagnare il massimo di energia possibile e ridurre il massimo di spreco energetico possibile, per massimizzare il comfort, per ridurre i costi di costruzione, ovviamente per ridurre l'inquinamento, per ridurre il costo energetico dell'intero ciclo di costruzione e dell'intero ciclo di vita. Potendo fare dei progetti anche molto complessi. Questo gettino che si sta facendo vedere è in realtà una nave all'interno di un edificio, è una lunga storia, non ve la racconto. Questa roba qua è una tesi laurea, ci crediate o no? Questa è una tesi laurea di studenti che fanno sul serio questo lavoro, sono in grado di concepire questa roba qua e anche di poi fare la simulazione del comportamento. Che il vero problema che non ci possiamo più permettere è questo: non possiamo supporre che le cose vadano bene. No, e progettiamo supponendo che le cose vadano bene, come l'oratore che mi ha preceduto è uno straordinario esempio, no? Suppone che le cose vadano bene nella continuità della tradizione, su cui, e magari c'ha ragione, ci sono una lunga teoria di secoli di storia. È vero che in Germania ci sono 2 milioni e 200 mila case di terracotta, sono case storiche anche stupende, ok? Per esempio, tutte però costruite con un sistema strutturale che fare oggi, voglio vedere chi lo paga, eh? A struttura intelaiata portante fatta e assemblata da abilissimi carpentieri che lavoravano. Lo facciamo? Splendido. Cosa ci costa?
ma poi siamo sicurissimi che alla fine il risultato sia quello che desideriamo. Ecco che allora dobbiamo avere la possibilità, e una casa è una casa, la possiamo tutto sommato controllare. E se è un edificio estremamente complesso, e magari un edificio storico di cui non so neanche come funziona. Non so neanche come funziona bene dal punto di vista, per esempio, del suo sistema climatico. E allora io ho bisogno di un modello digitale, speriamo che funzionino le macchinette, ho bisogno di un modello digitale, e ho bisogno di un modello digitale, vedete quel progettino che si vede sotto, un altro progettino di studenti, e ho bisogno di vedere come mi circola l'aria all'interno. Come sono i flussi d'aria? Riesco a gestirli in estate e in inverno? E allora lo devo simulare, ho bisogno di applicare al modello digitale, vediamo un'altra cosa, ho bisogno di applicare al modello digitale un sistema di rappresentazione dei flussi d'aria, delle velocità e delle temperature dell'aria, per vedere se quella roba lì che ho pensato, questo qui è un altro cortile di museo che deve essere coperto e attribuito alla visita, alla possibilità dei visitatori di andarci a vedere i nuovi reperti paleontologici che il museo ha trovato in giro per il mondo, sono materiali di grande importanza scientifica, non lo possono far vedere alla gente perché non c'è lo spazio. Allora gli devi dare lo spazio c'è nel museo perché c'è un cortile, vai a coprire il cortile, sì, e poi d'estate cosa succede? Faccio bollire la gente? Bello il progetto, però se mi bolle la gente poi cosa succede? No? Allora lo voglio vedere prima cosa mi succede, e io lo vedo cosa mi succede, è sbagliato questo progetto, non funziona. Le temperature dei piani espositivi alti è troppo calda. E perché? Perché il deflusso d'aria dalla doppia calotta è troppo limitato. Devo cambiare, no? E io cambio. Anche questo è un progetto di tesi laurea, Non mi faccio bello di cose non mie. Sono studenti di architettura alla tesi di laurea che, portati con la mano giusta, fanno queste cose qua. Il vero problema è che tu riesci a fare una sperimentazione a priori. Il nostro vero problema dell'impiego ottimo delle risorse in un mondo di complessità crescente e di disponibilità di risorse diminuente è il controllo della massima efficacia e della massima efficienza. Allora io faccio un progetto, e questo è un progetto, non è neanche tanto un progetto del nuovo. Questa parte che vedete è nuova, ma è dentro l'edificio esistente. Ma mica ci accontentiamo di quello, noi andiamo magari a vedere che cosa succede in un edificio antico. Per esempio, adesso andiamo un po' là e vediamo qualcos'altro. Vedete che io lì ho una sezione variabile che mi scorre all'interno dell'edificio che ho progettato e sono in grado di vedere l'andamento delle temperature. Non è soddisfacente ancora, lo modificherò, però so cosa devo fare per variarlo. Via tutte queste parti, naturalmente si lavora sugli edifici esistenti. Questo qui per esempio è un oggetto reale, è un intervento su un edificio industriale, come vedete, sperimentale, tutti i colori, quella arlecchinata di colori lì messi in piedi da questi signori con la piattaforma, sono quattro tipi di isolamento termico, poi ci va un rivestimento a pannelli con cinque tipi di pannelli fotovoltaici, si fa il monitoraggio di tutto, no? E intanto però io ho l'oggetto reale, vedete qua, quello lì è un oggetto reale, è una stazioncina wireless che misura temperature, pressione dell'aria, velocità dell'aria negli intercapelli della facciata ventilata, quello lì è il metro vero, la mano è vera, sotto c'è il suo modello digitale. Io ho fatto prima il modello digitale, ho fatto delle verifiche di simulazione, poi ho usato il modello digitale per costruire, questo è un lavoro sperimentale vero che abbiamo fatto noi, l'edificio è reale. Fino ad andare a sperimentare, a verificare la capacità di rispondere alle esigenze, qui siamo ancora una volta in un altro museo, che corrispondono ai requisiti. E in verità scopriamo un sacco di cose molto interessanti. Adesso questa qui è una roba che io capisco anche che sia un po' difficile da vedere, però si capisce che questi qua sono disegni antichi, questi sono disegni dell'Ottocento, fatti a mano, originali, no? Di una cattedrale, tutta fatta in pietra nella tradizionale modo gotico, non è molto antica. Adesso io credo che qualcuno di voi la potrà riconoscere vedendo un po' di più. È una cattedrale assolutamente di stile gotico francese, piazzata nei Pirenei, alla base dei Pirenei. Credo che
molti l'abbiano riconosciuto. Avete visto questo posto? Vabbè che voi in Emilia Romagna non ci avete delle grandi tradizioni religiose, però questo è il santuario di Lourdes. Il santuario di Lourdes è fatto, scusate, io non posso, cioè, mi tocca l'ultimo intervento, se non tengo l'attenzione così, cari colleghi, come faccio? Il santuario di Lourdes è una costruzione straordinaria in pietra tagliata concio per concio sul progetto che avete visto, di stile gotico e nella maniera antica del costruire francese. Adesso però ve ne faccio vedere un altro oggettino di questo genere qua. E perché? Ma dovete sapere che fortuito incontro il vicerettore, diciamo così, un po' incoraggiato dal vescovo vecchio di Lourdes, vescovo di Lourdes, dice andiamo a parlare con degli amici dell'università di Milano che conosciamo, perché abbiamo qui un problema gigantesco, gravissimo. In estate, quando ci sono i pellegrinaggi nazionali di massa, questi qui c'hanno 50.000 persone al giorno che circolano qua. E voi capite che tra attività religiose, normali attività di manutenzione delle persone, mi capite, il fatto di dover pranzare, il fatto di doversi spostare, e magari ci sono 3.000 persone allettate in mezzo ai fedeli, fedeli con gli aiutanti portano in giro 3.000 persone. E allora il problema è quello di gestire, per esempio, un ordine dei flussi, distribuire le funzioni, quelle vitali e quelle religiose, in modo tale che non ci siano incidenti, che non ci siano problemi di incompatibilità, che la gente non abbia disagio e che risulti gestibile per gli ammalati, per esempio. E allora ci hanno chiesto di aiutarli e noi abbiamo cominciato a fare quello che vedete, che è un modello. Non è completo, però ci sono già 42 edifici modellati del santuario di Lourdes. Uno ha questo scopo, aiutare alla gestione di un sistema di flussi molto complesso e difficile, con degli aspetti molto delicati, e l'altro è quello poi invece di efficientare l'impiego degli edifici, che essendo di antica concezione, che questo qui è un modello informatico, no? Questi sono diciamo così, i box in cui loro bruciano le candele lasciate dai fedeli, no? E li abbiamo messo in testa noi, che questo qui è una straordinaria fonte di energia, per cui è chiaro che devono svolgere questo ruolo, devono bruciare le candele, però magari ci si può accorgere che quella roba lì, messa tra l'altro spostandoli dall'altra parte del fiume rispetto al santuario, magari facciamo in modo di succhiarla quell'energia lì e non disperdere l'atmosfera, no? È un regalo di energia. Ma chiudo questa roba, torno a prima per fare un po' la svelta. Ecco che con gli studenti, ancora una volta, quello che vi faccio vedere è un lavoro di studenti. Lavoro di studenti, naturalmente, ultimo semestre della magistrale, vanno a Lourdes, sono ospitati, rilevano gli edifici, modellano degli edifici. Questi sono meno impegnativi, però vedete che sono degli edifici comunque concepiti e costruiti con le tecniche costruttive tipicamente figlie del gotico francese. Il combo, cioè il tetto inclinatissimo, ci sono due piani di tetto con dei problemi molto seri. Per esempio questo edificio qua, che è quello che avete modellato qua, ha un tetto altissimo, alto almeno più di due piani, cioè più di 6,5 metri dentro, con una struttura in legno, ed è carico all'ultimo piano e al piano proprio sotto il colmo di due cose: la biblioteca dei padri dei sacerdoti e l'archivio là sopra in zona sismica, circondati da strutture di legno su pavimenti e solo di legno. Ok? C'era con noi un vecchio professore piacentino di scienza delle costruzioni. Quando è entrato, guardate questa roba qua, è rimasto assolutamente muto, di sasso, e dopo 30 secondi ha fatto così. Allora, con gli studenti abbiamo non solo rilevato tutti gli edifici a mano, ma li abbiamo riprogettati. Sentite un po', qui prendiamo lavoro di studenti, in cui la complessità dell'oggetto
viene affrontata e può andare a una soluzione verificabile anche dal punto di vista termico. Questa è una verifica di comportamento termico su un modello digitale fatto con un software di modellazione, no? E dice, vedete, noi cambiamo questo edificio qui, facciamo alcuni cambiamenti essenziali, qui hanno cambiato tutto il tetto, hanno ovviamente trasportato giù archivi e biblioteca nel piano terra e nel sotterraneo per evitare i guai, no? Tra l'altro il fiume Gav è sotto, ma qui siamo almeno a 20 metri sopra il fiume, quindi la prossima alluvione no, ci colpisce. Sempre lavori di studenti di modellazione, in cui il compito, per esempio, in questo caso, questo qui è un lavoro più evoluto, una tesi laurea, forse l'avete visto anche prima nel filmato, questo oggettino qua è sta sotto un prato ed è una basilica ipogea di cui loro hanno bisogno per interrompere i flussi delle processioni che fanno. Perché devono interrompere i flussi? Perché ci hanno magari 500 malati nella processione, li devono portare. Devono interrompere, non possono correre, non possono, cioè, capito? Allora hanno bisogno di fermarsi, hanno bisogno di ordinare il flusso con attività liturgiche distribuite nello spazio, sia per la sicurezza dei malati, sia per il riposo degli accompagnatori. E allora come fai a risolvere un problemino di questa complessità? Beh, ti aiuta il modello digitale, ti aiuta anche a studiare non solo quello che sarà la visione complessiva finale, ma ti aiuta a studiare come sarà dentro, come per esempio io ricorro al fatto che in questo edificio qui, che è un edificio in realtà praticamente ipogeo, perché sta sotto quel prato lì che vedete, quello verde, no? Quando entro non lo vedo neanche, perché c'è una leggera curvatura verso l'alto del prato che adesso è già curvo verso l'alto, ma solo un po' meno, lo alziamo di un metro e mezzo, quindi non porta via il panorama, non porta via niente, però sotto c'è una chiesa in cui ho la necessità di far affluire magari 500 persone, di cui una buona parte sulle lettiche, perché poi loro non hanno neanche le normali, hanno delle lettiche anche grandi, edificio politico. È chiaro che oggetti e progetti di questa complessità hanno bisogno di questo contributo, in cui però su cui vorrei insistere è che non è vero che l'approccio di conoscenza, la chiarezza di conoscenza, e voglio dire anche l'onestà intellettuale di conoscenza che è necessario, per esempio per affrontare i problemi della salute e della qualità tecnico-costruttiva delle abitazioni o degli edifici nuovi che vogliamo fare o che vogliamo restaurare, non ha nessuna cosa contrapposizione e non è assolutamente diversa dallo sforzo che viene a fare per utilizzare la modellazione digitale e tutti gli strumenti che ci aiuta, che ci apre di fronte, la simulazione, il monitoraggio continuo, addirittura l'automazione di certi interventi, aprire e chiudere delle valvole per favorire nelle fasi di cambiamento diurno, notturno, stagionale, i canali di ventilazione naturale e quant'altro. Questo ci aiuterebbe molto, okay? Questo vuol dire lavorare alla sostenibilità di un edificio. Stiamo cercando di pensare a queste cose qui, anche per esempio, non a caso avete visto la Certosa di Pavia. Voi immaginate che cosa vuol dire riuscire a fare, ed è possibile farlo, anche se costerà molto lavoro, il modello termoenergetico di un complesso come quello della Certosa di Pavia. Guardate cosa vuol dire avere il controllo termoenergetico della chiesa. Vuol dire favorire enormemente il costo di manutenzione e gestione della chiesa. Vuol dire risparmiare tantissimo, non mica tanto solo di soldi, ma soprattutto di interventi di manutenzione straordinaria e di restauro. Se io capisco che l'andamento della dinamica delle temperature e delle relative umidità in un ambiente che quasi c'ha più acqua che terra, canali da tutte le parti, sotto un metro e mezzo di terra c'è tutta l'acqua che volete, se io riesco a capire come posso controllare questo, voi capite che tutto il mio tema di conservazione e restauro, e vi ho fatto non a caso vedere le foto, no? Dei miei affreschi, delle mie superfici preziose, storicamente magari importanza enorme,
perché c'è l'affresco del grande pittore, o perché ci sono le sculture, o perché ci sono gli apparati decorativi di altro tipo, io lo salvo. Cioè lo salvo prima che si guasti, se riesco a riconoscere e a gestire in qualche modo, non so ancora, la ciclicità di questi fenomeni. Ma se io non ho un modello digitale per rappresentarli, capirli, poi dire posso lavorarci sopra così, vediamo se è vero o se mi sono raccontato delle bugie, cosa che è normale, anche nelle migliori famiglie e con le migliori intenzioni a raccontare delle bugie, soprattutto raccontarsi delle bugie è facile per noi progettisti, sono progettisti, è essenziale che noi di questi strumenti ci dotiamo. Il loro scopo giustifica la complessità, giustifica l'investimento, giustifica la fatica e il lavoro. La mia dura da 25 anni e finalmente adesso se ne vede, tardi magari, forse ho già troppi capelli bianchi, però se ne vede l'importanza. Non ho detto, saltando diapositive, che a livello internazionale ormai il modo di progettare è solo questo. Le normative europee dal 2016 non è che lo lasciano fare, praticamente lo rendono indispensabile.